Siamo in collegamento telefonico con Antonella D'Agostino, regista, produttrice ma anche affermatissima scrittrice. Dopo Lettera a Renato, uno straordinario lavoro editoriale, Angeli del Male, La Casalese, Operazione Spartacus, eccoci finalmente all'esordio. Antonella, buongiorno, dacci qualche anticipazione su quello che sta per accadere. Buongiorno Sergio, è sempre un piacere, guarda, è sempre un piacere. Niente, abbiamo saltato Francis Fattatangelo, La Milano di Duratello, che è un bestseller, che è l'ultimo mio lavoro, dopodiché nasce l'Operazione Spartacus, La Casalese, di cui è stato già fatto il film, come tu sai, perché sei venuto sul set tante volte e ci hai intervistato. Certo, certo. Quindi niente, sono così contenta perché finalmente questo libro è in questi giorni in distribuzione, pare che già sta andando benino così, e questo non mi può fare altro che felice, perché anche questo è un contributo a questa terra che io amo tantissimo, ve lo sapete. Quindi un'abitudine ormai oltre che artistica anche letteraria, quella di preparare un menabò per il film e da cui poi nascono libri. Beh, allora sì, io scrivo, quando scrivo il soggetto lo faccio già in maniera che possa diventare un libro, per cui sempre nei film che ho fatto c'è sempre stato un libro prima, come appunto hai detto prima, da Lettera Renata è nato Vallantasca, Gli Angeli del Male, poi ho fatto Francis Turatello, che tra non molto girerò con la Century Fox, e questo qui dell'Operazione Spartacus, La Casalese, che è stato girato se non è fine gennaio, a marzo, a fine gennaio e febbraio sarà nelle sale. E comunque sempre faccio così, ho sempre scritto prima un libro e poi il film, così, perché do la possibilità anche a chi non vuole andare al cinema di capire, di leggere questa storia. Perfetto, non ci resta che farti un grandissimo in bocca al lupo. Sergio, niente, ti volevo dire che poi mi aspetto per la conferenza stampa e la presentazione sia mega galattica del libro che del trailer del film. Grazie ancora, ed è sempre un onore e un piacere interagire con voi e essere intervistata da voi. Un bacione a tutti quanti, un bacione e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie carissima, noi ci saremo come sempre, in bocca al lupo. Grazie, grazie, Graviglupo, grazie.